Andrea Sino, siamo agli sgoccioli di questa avventura, più che stagione, è un azzardo chiamarlo campionato. Tu hai preso la squadra in corso d'opera, però comunque l'hai seguita da cima a fondo. Analizziamo un attimino questo percorso del Caffè Trinca di quest'anno. Diciamo che dobbiamo distinguere due campionati distinti e separati. Una prima fase di campionato in cui abbiamo avuto molte difficoltà a causa pandemia e quindi diverse interruzioni, abbiamo dovuto ricominciare la preparazione atletica dopo lo slittamento inizio dei campionati. Abbiamo ripreso a lavorare e dopo un brutto inizio devo dire che stiamo raccogliendo ora i frutti del nostro lavoro. Ancora ci mancano queste ultime due partite, abbiamo Caltanissetta e Comiso, sono due partite che, per cui il nostro obiettivo è prendere i tre punti. Le ragazze lo sanno, stiamo lavorando bene. Ecco, speriamo di concludere in bellezza questa prima fase, sperando di poter disputare la seconda fase, perché ancora aspettiamo la risposta della federazione. C'è stata una pronta reazione, specialmente in queste ultime settimane, faccio riferimento chiaramente anche alla vittoria contro Santo Stefano, che è concisa chiaramente anche con il tuo arrivo. Cos'è cambiato dal punto di vista mentale in questa Caffè Trinca Palermo? Diciamo che la reazione delle ragazze inizia dal girone di ritorno. Già contro Terrasini e contro Marsala ci sono state delle importanti risposte dal punto di vista del gioco, la dimostrazione del primo set vinto contro Marsala. E a Santo Stefano abbiamo finalmente, diciamo, dato risposta del lavoro svolto settimanalmente in palestra. Le ragazze hanno lavorato veramente bene, hanno raccolto i frutti di quello che hanno combinato. Sul più bello però, peccato, c'è stata questa interruzione causa Covid all'interno della squadra. Adesso ci rimbocchiamo le maniche e appuntamento sabato contro Alba Verde, un Alba Verde molto enigmatico, con prestazioni altalenanti, con risultati che ha visto con il Comiso perdere ma avere ragione contro Marsala. Che cosa ti aspetti sabato? Ma Alba Verde è una squadra attrezzata che fa del contrattacco, della difesa del contrattacco il suo punto forte, è difficile far cadere il pallone contro di loro. Ma dopo questo stop noi abbiamo immediatamente ripreso a lavorare, dopo la buona notizia che abbiamo avuto della mancata, della negatività appunto di tutte le componenti del gruppo squadra. Ma oggi abbiamo addirittura fatto doppia seduta, insomma stiamo lavorando, credo che abbiamo tutti i mezzi per poter fare molto bene questo fine settimana e poi anche con Comiso penso che, ecco, che potremo toglierci questa soddisfazione sul finale di stagione. Sì, abbiamo l'impegno di Alba Verde, abbiamo l'impegno di Comiso da recuperare, sperando appunto di intraprendere questa seconda fase. C'è tanta incertezza in ambito federale per questo nuovo percorso. Noi speriamo ovviamente di poter giocare questa seconda fase perché, ecco, abbiamo ancora fame di campo, ora che abbiamo trovato il mandorlo della matassa vogliamo toglierci altre soddisfazioni, ecco. Quindi veramente speriamo che sia l'inizio di un nuovo campionato per noi.